La moda più in voga nei regni del Settecento? Su ogni trono d'Europa ci va un uomo. E che uomo, trattandosi del sottoscritto? Sì, il potere passa da maschio a maschio e se un erede non c'è, bisogna trovarlo nella propria parentela. E chi meglio di me? Guarda che... Ehi, no, ma lei chi è? Ma voi non sapete chi sono io? Io sono un parente del vecchio imperatore, sono stato anche al grande fratello VIP, ma questo trono è mio, è mio! Maggio 1717. Nasce a Vienna Maria Teresa, la secondogenita di Carlo VI d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero. Il primogenito, Leopoldo Giovanni, era morto ancora in fasce l'anno precedente. 20 ottobre 1740. L'imperatore Carlo VI d'Asburgo muore improvvisamente. L'unica erede è Maria Teresa. È donna ed ha soli 23 anni. Oggi parliamo di Maria Teresa d'Austria, l'imperatrice, donna che arriva al potere in un'epoca in cui i regnanti sono tutti maschi. Ma come ci riesce? Partiamo dalla sua famiglia, gli Asburgo, un'antichissima famiglia dell'area germanica. Vantano un sacco di titoli. Non sono neanche tutti. Loro portano anche il titolo di imperatore, carica che era elettiva ma che dal 1400 tengono per sé. Ehi, ti stai chiedendo cos'è questo impero? Oggi diremmo una confederazione, territori diversi rappresentati dall'imperatore ma non tutti di sua appartenenza. Infatti, solo alcuni sono territori di proprietà diretta degli Asburgo. Guardate! Ecco le terre controllate da questa famiglia nel Settecento. All'interno troviamo popoli diversi. Quante lingue e culture! Come si fa a tenere insieme tutta questa roba? E se la famiglia regnante è senza eredi maschi, poiché le donne sono escluse dal potere, tocca dividere i domini tra i parenti. E che cacciara! Vi ricordate? Nella puntata sul Settecento abbiamo parlato delle guerre di successione. Ecco la soluzione, la prammatica sanzione. Che cosa ci dice questo documento? Le terre degli Asburgo non possono essere divise. E dove sta la novità? Adesso anche le donne ereditano. Ed è qui che subentra la nostra Maria Teresa. 16 dicembre 1740. Alla morte di Carlo VI, diverse potenze europee non riconoscono Maria Teresa come erede degli Asburgo. Inizia la guerra di successione austriaca. In palio ci sono il titolo imperiale e i domini della famiglia. 20 gennaio 1742. La guerra è in corso e c'è chi prova ad approfittare della crisi. Carlo Alberto di Baviera Wittelsbach, marito di Anna Amalia, cugina di Maria Teresa, si fa eleggere imperatore con il nome di Carlo VII. Dopo oltre tre secoli, il titolo non è più della famiglia Asburgo. 18 ottobre 1748. Fine della guerra. Maria Teresa è riuscita a convincere i regnanti europei. I domini asburgici sono suoi di diritto. Ma è donna e la corona del Sacro Romano Impero va al marito. Lei dovrà accontentarsi del titolo di imperatrice consorte. Mi trovo con la famiglia imperiale a Schönbrunn, vicino a Vienna, la loro residenza estiva. Ah, buongiorno a tutti, Sua Maestà. Ma non mi avevano detto che il trono era andato a Francesco I. Ehi, ciao Francesco, l'hai fatto il colpaccio, eh? Infatti nel 1736 ha sposato Maria Teresa e la famiglia ha pure cambiato nome in Asburgo-Lorena, come ci dice questo stemma. L'aquila a due teste ospita ora il simbolo dei Lorena, tre aquilotti privi di becco e zampe. Insomma, Francesco I è l'imperatore, ma si capisce chi è che comanda in famiglia.
Se chiede alla gente, la risposta è una. Maria Teresa? È lei l'imperatrice. Effettivamente, qui la vediamo in una scena familiare, come spesso veniva dipinta, ma è lei che si occupa della politica dell'impero, un po' madre dei suoi figli e un po' dei suoi sudditi. A proposito di figli, 16, però qua ce ne stanno 13. Tre infatti non superano l'infanzia e di quelli che vediamo, tre se li porterà via il vaiolo ancora giovani. Il vaiolo, una malattia con almeno il 50% della mortalità che segna l'Europa dell'epoca e la famiglia Asburgo. Comunque, questo è Giuseppe, l'erede e futuro imperatore Giuseppe II. E quello è Pietro Leopoldo, che sarà Granduca di Toscana e anche imperatore per qualche anno alla morte del fratello Giuseppe. Questa bambina con l'abito blu è Maria Carolina, che diventerà regina di Napoli e Sicilia dopo il matrimonio con Ferdinando di Borbone. E l'altra bambina è Maria Antonietta, sì, la futura regina di Francia, quella della Rivoluzione francese. Sono qua. Vi ricordate il trono? Non ci rinuncio, lo voglio. Il televoto è stato truccato, ma io ho un piano. Entrerò di nascosto e lo ritroverò. Ho già parlato col mio interior design. Mi ha trovato un bel angolino nel salotto dove metterlo. Dove siamo? Guardate lassù, sopra l'ingresso. È lo stemma imperiale con l'aquila a due teste. Sì, questo è il palazzo degli Asburgo a Vienna. L'Hofburg, adesso dentro, ma con discrezione. Scusi, per la sala del trono? Ottavo corridoio a destra. Ma qui ci sono un sacco di lavori, c'è anche una deviazione. Cavolo, questo palazzo è enorme. È il palazzo ufficiale degli Asburgo dal 1279. Quando era solo una fortificazione medievale. Ma proprio nel Settecento dovete fare i lavori di ampliamento. Qua, tra sale importanti e scalzose, si costruisce anche la Biblioteca Nazionale. Più che un palazzo, è una reggia e non è mica l'unica. Laggiù c'è il palazzo di Schönbrunn, dove la famiglia trascorreva le vacanze. Figurati se questi si abbassano a comprare una smart box per andare in ferie. Parenti serpenti. Comunque adesso è meglio che scenda. Ho le vertigini. Mi sono perso di nuovo. In un palazzo con 18 ali vi sfido. Vi perdereste anche con il navigatore GPS. Bello grandino questo Hofburg, che è stato per secoli uno dei centri della cultura europea. Qui è stato scritto il rivoluzionario sistema di riforme di Giuseppe II. Insomma, questo è il centro del potere degli Asburgo. Il mio trono deve essere qui da qualche parte. Sì, ma dove? Oh, guarda che ambientino anche questo qua. Ehi, scusate, cortigiani, sapreste dirmi dov'è la sala del trono? Eccolo! Ma questi me lo fregano! No, è mio! Finalmente! Il trono adesso è mio. Sono io l'imperatore. Sì. Ma, un momento. Sono l'imperatore e sono sul trono. Ma allora mi toccherà amministrare e decidere. No, se le cose sono così, no, io non lo sapevo. Io volevo solo partecipare ai talk show in TV. Oh, allora, io ho deciso. Caro pubblico, mi ritiro.
Pronto Renzo? Scusa, sì, sì. Senti, per il trono, no? In salotto, no? Non c'è più il trono, quindi lasciamo perdere. Però hai visto che fino a domenica ci sono i saldi sui divani? Ehi, accendete la luce? Devo parlare di sovrani illuminati? Nel Settecento in Europa ci sono nuove forze e nuove idee. Molti sovrani danno il via a vaste riforme, ma senza rinunciare alla monarchia assoluta. Si parla quindi di dispotismo illuminato. Rafforzano e accentrano il proprio potere. Riducono al minimo quello degli altri due stati, nobili e clero, e promuovono leggi uniformi nei propri domini. E oltre a Maria Teresa ci sono anche il figlio Giuseppe, Federico II di Prussia, Caterina II di Russia, detta la Grande, che cerca di illuminare il paese più arretrato d'Europa. Molto interessante. I principi sono illuministi, ma si parla di riforme, un modo per aggiornare il sistema, non per crearne uno nuovo. Infatti è un cambiamento imposto dall'alto. L'idea è che non serve interpellare il popolo perché il re sa agire per il suo bene. Eppure questi sovrani illuminati riescono ad alleggerire il conflitto sociale e politico dei loro regni, dove i nuovi ceti spingono per partecipare al potere. Non proprio in tutti, vi ricordate la Francia? Lì, alla fine, la borghesia fa la rivoluzione portandosi via il re e l'assolutismo. Il Settecento è il secolo in cui lo Stato moderno arriva nei territori asburgici, tenuti insieme da una burocrazia moderna, efficace e soprattutto controllata da Vienna. Non succede in uno zac e tac, è un processo lungo che tocca alcuni domini e altri no. Lo sappiamo, ci sono territori molto diversi, variegati, con diritti e prerogative molto differenti. Ma Maria Teresa, in particolare, è ricordata per due grandi riforme. La prima è il catasto. L'aveva iniziato il padre Carlo VI e l'avrebbe finito il figlio, ma diciamolo, è suo! Ma cos'è il catasto? Un elenco dettagliato dei beni posseduti da ogni cittadino. In pratica si mette a mappare tutto l'impero prima di Google Maps. Ma a che cosa serve? Beh, a far pagare a tutti, in base alle proprietà, in maniera equa, le tasse. E qua casca l'asino. Mancano risorse finanziarie. Ecco il motivo di queste riforme. La casa degli Asburgo, come tutti i regni dell'epoca, è continuamente in guerra. La seconda riforma riguarda la scuola dell'obbligo, il primo passo verso un'istruzione per tutti i bambini e le bambine dei territori asburgici. Ma ci vorrà molto, molto tempo ancora. Ah, ma allora è per colpa degli Asburgo se a me tocca andare a scuola tutti i giorni. E vabbè, anche questa. No, Maria Teresa, io esco. Thank you.